Eccoci. Sì. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Oggi facciamo insieme il profiterol. Vi svelo un segreto. Userò una ricetta che ho trovato nei miei quaderni di ricette, ma l'avrò fatta forse qualche anno fa. E quindi ho deciso di riprovarla. Speriamo che non ho sbagliato a riscrivere la ricetta, però penso che sia giusta perché vicino a questa ricetta c'era un cuoricino. Di solito quando c'è il cuoricino vicino alla ricetta vuol dire che è giusta. Allora, i bignè naturalmente io li ho già fatti perché li abbiamo già fatti insieme un'altra volta in diretta e quindi io li ho già preparati e sono pronti. Si vedono? Li ho già fatti. Sono bellissimi, gonfissimi e leggerissimi. Sono qui. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Filomena, ciao Anna Laura, ciao Rosa, ciao Francesco Paolo. Ciao a tutti. Allora, noi Ciao iniziamo. Anna. Ciao Anna. Iniziamo dalla crema di copertura, così nel frattempo poi si raffredda e noi nel frattempo facciamo i bignè e spieghiamo tutto. Allora, la crema di copertura sarà fatta con acqua. Il link non lo trovate perché non l'ho ancora messa sul sito la ricetta, la metterò dopo. Panna e zucchero. Aspettiamo che si scioglie e che arriva un po', che inizia un po' a bollire. Voglio prendere tutta la panna perché non voglio che si sbilanci la ricetta. Aspettiamo che bolla. Bolla si dice? Si dice? Oggi che cos'è? Che Bolla. bolle? No. Va bene, aspettiamo un Bollisca. po'. Aspettiamo che Vabbè, io bollisca. bollo, tu bolli e gli bolle. Bollisca. Aspettiamo che Allora, bollisca. aspettiamo un po'. Non appena inizia a bollire, e ci siamo tolti il Pensiero. problema, aggiungerò il cioccolato fondente. Quindi i profiterol che cosa sono? Sono una montagna di bignè ripieni di crema chantilly. Che cos'è la crema chantilly? È semplicemente panna e vaniglia. Noi pensiamo che la crema chantilly sia panna e crema. No, quella è la crema diplomatica oppure detta chantilly all'italiana. Chantilly si dovrebbe dire, non chantilly, chantilly all'italiana, alla La francese, francese. Messi, la messi, francese. alla francese. Bene, allora, quindi abbiamo detto bignè, adesso li dobbiamo farcire con panna e vaniglia, ma potete decidere di farcirli con crema pasticcera, crema e panna, quindi la chantilly all'italiana, o quella diplomatica, gelato, crema al cioccolato, come preferite voi. Io li farcirò nella maniera classica e quindi panna e vaniglia. Ora aspettiamo che si riscaldi l'acqua e la panna, appena inizia a bollire. Nel frattempo io pratico i forellini ai bignè, così non perdiamo tempo. Ditemi buon pomeriggio, ciao Antonella. Si sente che sta per bollire. Io lo sento, ciao Rosangela. Ho fatto i bignè un po' più grandi perché fossero ben visibili da voi. Sì. Questi sono fatti in casa, questi bignè. No. Ma che domanda hai fatto in casa? Sono fatti da me. Ho sporcato il tagliere, mannaggia. Allora, riprendi qui che riprendiamo che sta iniziando a sciogliere. Sta iniziando a bollire la panna con l'acqua, vedete? Adesso che inizia a bollire, mescolo un po' per far sciogliere lo zucchero e aggiungo il cioccolato. Cioccolato fondente, il mio è all'80%, voi scegliete in base ai vostri gusti. Ora aspettiamo che si sciolga un po'. Aspettiamo un attimo, appena si scioglie, mescoliamo un po'. Riprendi qui che io devo pulire qui che non posso vedere questa cosa qui che è successa. Adesso arrivo a mescolare.
Arrivo subito. Ok. Cioccolato è sciolto. Aspettiamo che torni. Allora, fate così. Una volta aggiunto il cioccolato, aspettate che ritorni il bollore. Non appena ritorna il bollore, lo togliamo dal fuoco. Aspettiamo un po'. Vieni, riprendi nella pentola. Qui. Ciao Tina. Le dosi. Sì, le dosi. Le troverete nel link. Appena finisce la diretta scriverò la ricetta e la pubblicherò. Comunque sono 100 grammi di acqua. Tanto non è che lo dovete fare adesso in diretta, che io le dico le dosi, non serve a niente. Comunque sono 100 grammi di acqua, 75 di zucchero, 225 di cioccolato, 50 grammi di panna. Ok? Mescoliamo per farlo sciogliere. Aspettiamo che torni il bollore e lo trasferisco in una ciotola. Adesso, ciao Rosa, ciao Mariella. Aspettiamo qualche secondo. Sta per iniziare a bollire di nuovo e lo togliamo. Ditemi, raccontatemi qualcosa nel frattempo che bolle questa cosa qui, così non siamo in silenzio. Ciao Gabriella, ciao Agata. Ecco, vedete? Inizia a bollire? Vediamo, si vede? Sì, sì, ecco, ancora si vede. Vedi, vedi? Adesso inizia a bollire, io lo tolgo e lo trasferisco qui. Mescolo un po', aspetto un po' a trasferirlo nella ciotola perché non vorrei che la ciotola si rompesse. Aspettiamo un attimo, io vorrei togliere questo coso qui per avere più spazio. Mescoliamo per farla raffreddare un po'. Ciao Luigi e Silvana. Sì, sì, oggi faccio una cosa buona. Sto azzardando perché faccio una copertura che non faccio da anni, però ho detto, l'ho ritrovata sui miei quaderni e c'era il cuoricino, vuol dire che è buona. È buona. È stata approvata. Cosa? Sì, di solito nelle mie ricette, se non sono sicura, metto un punto interrogativo. Altrimenti, se c'è il cuoricino, vuol dire che era ben riuscita quando l'ho fatta. Allora aspettiamo un po', io nel frattempo che tu riprendi un attimo qui, io voglio togliere questo qui perché mi dà calore, Raffaele, mi dà calore, mi dà fastidio. Sì. Capito? Tu riprendi qui. Grazie Giorgia. Tolgo la piastra un attimo, siccome è scotta, mi dà fastidio, paura di... Oh, mossi, stiamo bene. Togliamo il bacchetto con le dosi e ci siamo. Ok. Ciao Veronica. Ciao Giorgia, ciao. Si può usare il cioccolato delle uova? Sì, sì, sì. Sì, si può usare il cioccolato delle uova. Sì, si può usare. Saluta Veronica, una bambina. Ciao Veronica. Ciao anche Noemi e ciao Spilacci. Ciao a tutti. Allora, visto che è passato un po' di tempo, penso che lo possiamo trasferire qui. E fu così che la ciotola si ruppe. Questa copertura rimane morbida? Sì, rimane morbida. Il latte intero, parzialmente scremato? Il latte intero. Il latte non c'era, quella era la panna. Perché mi chiedi del latte? Allora non ho fatto una domanda. No, no, quella era la panna. La panna? Sì, sì, i pignelli li ho fatti io. La panna fresca o vegetale? Non lo spiego, aspetta un attimo. Allora, fammi mettere questa qui. Ho paura che si rompa la ciotola. No. Ora vi spiego tutto. La panna vegetale nella pasticceria seria non esiste. Ecco, ora mi faccio amica pure quelli della panna vegetale, dopo essermi fatta amica tutte le altre persone, mi faccio amica anche loro e stiamo a posto. La panna vegetale non esiste in pasticceria. Nella pasticceria seria non esiste, esiste solo la panna quella vera e quindi la panna fresca. Quindi io qui ho usato l'acqua, la panna fresca, quella, la panna
la crema di latte, la panna. Quello da latte. Sì, lo zucchero e il cioccolato fondente. Il mio all'80% credo che era. Ok, ora questa qui la lasciamo qui e la facciamo raffreddare un po'. Nel frattempo ogni tanto io verrò a mescolarla. Questa, una volta che si raffredda il cioccolato, naturalmente si risolidifica e quindi diventerà più densa. Ora, finiamo di fare i forellini e voi nel frattempo, se avete delle domande, fatemele. Questo l'ho fatto, questo pure, questo. Sì, i pignelli ho fatti io. Forse. Eh sì, c'è anche la videoricetta che facciamo. Sì, c'è anche la videoricetta, se volete vederla. La trovate su YouTube. È su YouTube. Canale Cucina come Graziella. Non l'ho voluta rifare perché non aveva senso rifare una cosa che abbiamo già fatto. E così oggi facciamo una cosa un po' più rilassante e meno incasinata. Ora mescoliamo qui. Vedete come comincia a diventare più densa? Vediamo. Sì, riprendi qui. Sì, è diventata già più densa. Si sta raffreddando. Si sta raffreddando e quindi il cioccolato comincia a raffreddersi e diventa più densa. Ora io prendo un attimo la panna che ho già montato. Ok, allora ci siamo. Ora non mi sposto più. Che cosa devo fare? Faremo il profiterol. Quindi la panna nel sac à poche. Sì, la panna si trova nel sac à poche. Stacchiamo questo e mettiamolo qua, così non rischiamo. Questa è la panna non vegetale. La panna. Quella classica. Classica. Animale. Che ho montato con lo zucchero a velo e l'essenza di vaniglia. Questa è la crema Chantilly, chiamata Chantilly. Voi, ho detto prima, potete utilizzare crema pasticcera, gelato, crema pasticcera cioccolato, crema e panna, potete fare come volete. Stai facendo un'operazione? Ok, è andata. Ora, che cosa facciamo? Facciamo i nostri bignè. Quindi, dopo averle bucate, un forellino. Dopo averle bucate, l'interno è vuoto. Con la sac à poche vado a farcire i bignè. Quando capiamo che il bignè è farcito, quando la panna comincia a fuoriuscire così. Ok? Allora, prendo queste e le appoggio qui, quelle farcite. Ho preso questo piatto, vediamo se viene... Beh, perché stai facendo questa cosa? Monello, ho aperto un po' troppo la bocchetta della panna. Aspettate che adesso arrivo. Andiamo a pulire. Sì, l'ho aperta troppo, come al solito. Ok, ora ci siamo. Mettiamo la panna, mi raccomando abbondante, altrimenti i bignè vuoti sono tristi. Dal mare di ieri alla montagna di cioccolato. Graziella, che tipo di vaniglia hai utilizzato? Ho utilizzato quella che si trova al supermercato, non mi fate dire le marche, per favore, che non posso, quindi non me lo fate dire. Quella che si trova al supermercato nel tubetto, avete presente? Quella marca famosa? Quella ho utilizzato, va bene? Penso che abbiate capito tutti. È l'unica che si trova al supermercato, va bene? Ciao a tutti, sei in incognita, va bene, shh, non diciamo niente, c'è una persona in incognita, shh, Sherlock, non diciamo niente, shh. Ciao, grazie, alla... sì sì ti ho risposto, grazie a tutti per i complimenti, siete sempre troppo gentili. Io nel frattempo che riempio i bignè, vi dico, mi raccomando, iscrivetevi su YouTube se non l'avete fatto, così non perdiamo tempo inutilmente. E guardate i video da YouTube, anche stasera quando rimetteremo questa, non guardatela da Facebook, guardatela da YouTube. Così ci aiutate a crescere. Ed iscrivetevi. Mamma mia, le sto riempendo proprio a bomba. E pignè.
esplosivi. Come si vede che la palla fuoriesce. Abbiamo l'isola di Ischia. Terremo Ah, la seguo da più. in La estate. seguo da più di un anno, lei è ed è bravissima, grazie mille. Sono contenta che mi seguite da tanto tempo. Ci sono le assidue che conosco anche per nome, tutte quante. Buon per loro. Sì, brave, 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 brave. Ho quasi finito e vengo da voi e passiamo i bignè nel cioccolato. Allora, molti di voi hanno problemi a montare la panna. Come si fa a montare la panna ben ferma? Allora, innanzitutto la panna deve essere fredda da frigorifero. Io poi, prima di montare, metto anche il contenitore e le fruste in congelatore, così che siano ben fredde anche le fruste. Quindi, dimmi. La ricetta dei bignè la Sì, trovate la nel trovate nel sito. sito, ma anche nel post Sì, prima di e questo l'ho c'è anche la messa. videoricetta per Sì, la preparazione. c'è tutto lì. Andate sul canale YouTube, c'è Sì, la e video. troverete Nel tutto. sito trovate 12 ingredienti Sì, ora puliamo bene il scritti. piatto, che ho fatto un caos. E vediamo se questa, eccola qua, vedete? Come si è addensata? Mescoliamo un po' in modo da farla raffreddare ancora di più. Ah, vi dicevo, per quanto riguarda la panna, di metterla nel frigorifero, quindi deve essere fredda, e di mettere nel frigorifero anche la ciotola in cui andrete a montare la panna e le fruste. Io veramente faccio così, la metto proprio nel freezer la ciotola, soprattutto d'estate. E la panna la metto 10 minuti prima di montarla, sempre nel freezer. Ok. Vorrei provare a farne uno. Questa dovrebbe raffreddarsi. Tocchiamo. È ancora calda, ancora bollente. Questa Deve dovrebbe raffreddarsi. essere fredda per essere utilizzata e quindi per essere coprente al 100%. Noi, e soprattutto per non andare ad alterare la panna che abbiamo nei bignè. Però un'altra cosa, non fate che mettete i bignè nel freezer prima di ricoprirli, altrimenti il cioccolato appena andrà sui bignè si rapprende subito, non rimane liscia la crema, non rimane lucida. Allora, proviamo a farne uno, vediamo che cosa succede. Mettiamo questo qui, non andare da nessuna parte. Sì, la serie è un pozzo di idee. Dovrebbe essere, ripeto, la copertura dovrebbe essere fredda. Noi l'abbiamo appena fatta, è ancora calda, quindi se non copre per bene il bignè è perché è fredda, altrimenti stiamo qui ad aspettare che si raffredda e facciamo passare Aspettiamo tutto. qualche altro Ah, eh minuto. sì, va bene, al massimo ripeto un attimo la ricetta, ripetiamo un attimo ciò che ho fatto, dai, così io nel frattempo mescolo un po'. Allora, ho fatto i bignè, la ricetta dei bignè, l'altro che c'è, Raffaele? Ti vedo perplesso. Che fretta hai? Per Che fretta, che non mi dispiace che stanno le persone ad aspettarmi, tutto qui. loro è più Vabbè, perfetto, tu cosa devi quindi, fare? allora, facciamo così. Ho fatto i bignè. La Questi sono ricetta per dei loro. bignè la troviamo sul sito o nella pagina. Dopo aver fatto i bignè, ho fatto la crema di copertura, il cioccolato fondente di copertura. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo messo a riscaldare l'acqua, lo zucchero e la panna non vegetale. L'abbiamo messo in un pentolino, non appena sfiorato il bollore, ho aggiunto il cioccolato fondente. Il mio era l'80%, infatti vedete com'è nera la copertura. Una volta messo il cioccolato fondente, ho mescolato con la frusta, non appena accennato il bollore, ho tolto il pentolino dal fuoco. Ho mescolato un po', ho atteso che finisse il bollore e l'ho messo in una ciotola. Una volta nella ciotola, dobbiamo aspettare che si raffreddi. Nel frattempo, che cosa possiamo fare? Possiamo farci le bignè e quindi pratichiamo un forellino o con un coltello o col beccuccio del sac à poche e lo facciamo di crema. Io ho utilizzato la panna con la vaniglia e quindi la chantilly. Voi potete utilizzare gelato, crema e panna, crema al cioccolato, come preferite voi. Va bene? Penso che ho spiegato bene. Grazie Antonella. Grazie Antonella, non è tempo perso, lo so, grazie mille che per voi non è tempo perso. Io ho sempre paura che qualcuno mi dica,
che perdo tempo. No, sono tutti consigli, informazioni, trucchi, suggerimenti per loro. Anche col gelato, per esempio il gelato alla mandorla, che io ho pubblicato la ricetta sul sito, potete tranquillamente fare un gelato alla vaniglia e quindi non mettere né le mandorle nel gelato e né le mandorle caramellate poi per decorazione, semplicemente montare panna e latte condensato con aroma vaniglia e farci i bignè. E quindi fate il profiterol al gelato, va bene? Allora, proviamo, io la vedo abbastanza densa. Mescoliamo un altro po' in modo che si raffreddi. Voi fatela prima questa operazione e fatela almeno intiepidire, almeno che sia tiepida, fredda fredda se non volete aspettare, ma se è fredda è molto meglio, verrà molto meglio. Sì, la sera fa anche il gelato. Sì, sì. Sì, il gelato è sul... Francesca, cerca su Google gelato furbo Graziella. Gelato Graziella. Gelato senza gelatiera Graziella. E su Google ti dice tutto. Fra poco Google vi dirà anche il numero di scarpe. Tutte le ricette di Graziella. Basta andare su Google. Cosa vuole? Pane, pane, Graziella. Sì. Potete fare qualsiasi gelato, Graziella. Sì, basta il forno. Basta Graziella. Che vedete dopo Graziella e vi uscirà la mia ricetta. Semplice. È facilissimo. Vi uscirà un elenco e poi cliccate sopra e si aprirà il sito. Bene. Con la ricetta. Penso che ci siamo. Dai, proviamo. Al massimo ne farò uno solo e poi aspetterò. Allora, tuffiamo i bignè all'interno del cioccolato. Mi raccomando, uno alla volta. Che bello. Poteva essere più fredda, ci accontentiamo, dai. Per farla raffreddare si può mettere in frigo? Sì, sì, si può mettere in frigo. Sì, però avere... non bollente in frigo, mi raccomando. No, è un po' è meglio temperatura, farla. Vedete che non copre bene? È perché non è fredda. Sì, bisogna farla. Deve aspettare un po', dai. Questo qui lo metto al centro. Hanno tempo le ragazze, hanno tempo, hanno detto che... Sì, aspettate un po', così facciamo le cose per bene, altrimenti poi sembra che ho sbagliato, e non ho sbagliato. Al massimo cosa posso fare? Posso trasferire il cioccolato in una ciotola nuova per fare in modo che si raffreddi prima. Per farla raffreddare si può mettere... Ciao, ma non è la ganache? No, no, non è la ganache. Di solito io facevo la ganache, ma non mi piaceva perché non rimaneva lucida dopo. Invece con questa ricetta qui rimane lucida. Aspettate, tu riprendi i bignè, io da prendere una ciotola. Stiamo preparando e profiterò. Un attimo, torno subito. Facciamo così, vediamo se si raffredda prima. Trasferiamo in un'altra ciotola, così... Si raffredda prima. Raccogliamolo tutto perché dispiace e vediamo. Ok. Quindi dagli errori si impara, vedete? Il fatto che non fosse fredda non ha coperto niente. Da voi non si vede tanto, quindi potevo anche dire che era perfetta, invece no, la verità. Basta mettere la ciotola nel ghiaccio, sì, sicuramente, però poi la parte di inferiore si raffredda e rischi di andare a compromettere il tutto, no? I raffreddamenti devono avvenire o in abbattitore o a temperatura ambiente, altrimenti andiamo a compromettere tutto, perché la parte che andrà a contatto col ghiaccio diventerà fredda e quella centrale rimarrà calda. Facendo così. Dosi ingredienti trovate nel link. Nel link non c'è ancora, li troverete nel link appena finita la diretta. Io ho già la ricetta già tutta scritta, devo solamente mettere la foto. Ok? Grazie Giussi per la stella. Grazie a tutte. Vincenza, puoi ripetere la qualità degli ingredienti del cioccolato? Non me li ricordo a memoria.
Poi troverete tutto nel link. Lo troverete nel link. A chi mi sta chiedendo la ricetta, poi mi metto la ricetta in risposta alla domanda che mi avete fatto, così non la perdete, tranquillo. Oddio, il braccio. Dai, riproviamo. Dovrebbe essersi raffreddata un altro po'. Allora, riproviamo sempre con questo perché devono essere tutti perfetti. Ecco qua. Già si copre meglio, vedete? Ci siamo. Sì. Ok. Bravo. Poi puliamo il piatto. Tuffiamo. Questa è la copertura del cioccolato. Un bignè alla volta. Adesso posso fare con più calma. Lo scoliamo bene. Lo andiamo a mettere accanto. Poi naturalmente il piatto si pulisce dopo. Non è grave se si sporca. Che bello. Vedrete che l'ultimo bignè che coprirò sarà il più bello, perché si sarà raffreddata bene la crema e quindi sarà perfetto. Graziella non è... Ciao Daniela, tu sei di parte. Come descrivi storia tra il bagno di scuola? In che senso? Questo non so più. Scrivi ancora storia? Stai buona Daniela, non svelare tutto. Ma sopra o sotto? Sei buono tu? Non è che attaccavi le gomme sotto al banco? Non ti rispondo nemmeno. Ero una bambina per bene io. Non ho mai avuto una nota, non sono mai stata sgridata. Mai. Precisina. Sì, fin troppo. Come vedete, il fatto che la crema è calda cade dal bignè. Adesso arriveranno le critiche. Che schifezza hai fatto. E non è montato il video, questa è in diretta. No, questa è in diretta. Per farla, se io avrei potuto fare un'altra crema e dire questa è la crema che ho fatto prima, però innanzitutto sarebbe stato uno spreco. Fare due creme, io poi dell'altra crema non saprei che farmene. E poi c'è sempre chi dice che se ho fatto un'altra crema è perché ho fatto un'altra ricetta. Invece preferisco fare così. E non mi interessa niente delle critiche, tanto io so quello che so fare e chi mi vuole bene lo sa pure. Di quelli che mi devono criticare, diciamo anche che me ne frego. Ecco. Poi vi farò vedere anche il piatto bello pulito. C'è un silenzio perché parla il cioccolato. Mi sono raffreddata ieri al mare, naturalmente, mi sembra giusto, perché c'era veramente tanto vento. Aggiungo quest'altro e poi basta. Quelli che avanzano, vediamo se li faccio dopo con la copertura fredda. E vi faccio vedere la differenza. Ok, ora vado a prendere un panno per pulire questa cosa che ho combinato e arrivo. Bene, riprendo con panna. Di crema cioccolato qui. In fase di raffreddamento. Ma bella questa cosa che invece di pulire si sporca di più. Aspettate che adesso bignè puliremo bene. Tutto olive? Olive? Tutto olive, live, olive. Oh Signore Gesù, perché io ti vengo dietro, boh? Aspettate che adesso lo troviamo per bene. Naturalmente queste cose, quando andate in pasticceria, nessuno vi fa vedere che si sporca il piatto, che lo si pulisce così. Questo è un panno pulito, eh? L'ho appena preso, però
Queste sono cose che succedono in tutte le pasticcerie, non solamente da me. Naturalmente la foto la faccio col panno con il piatto ben pulito. Se Aspetta. riesco a blassare gli altri Non lo con... sto riprendendo. Ok, potevi anche Stai riprendere tranquillamente, parlando. non è niente di grave, è tutto normalissimo. Ok, dai, torno a riprendere che facciamo gli ultimi ciuffetti di panna e ci salutiamo. Brava, sì, chi vuole mi segua, gli altri possono Vabbè, sono andare. tutte grandi, capiscono queste cose, non è Aggiungiamo abbondante. un po' di panna, anche questo io non lo dovrei fare perché la copertura è ancora calda. Mettiamo un po' di ciuffetti di panna qua e là, anche qua. Che l'abbondanza non ha mai fatto carestia. Qua e qua. Qua manca ancora. Forse ci siamo. Ok. Arrivo. Vediamo se questa è un po' più fredda. E facciamo così. Così. Regista, sei pronto poi all'assaggio? Funziona, funziona. A te piace il profiterol? Sì, Quindi. mi piace. Ecco qui. Naturalmente non ci doveva essere sotto il lago di cioccolato, lo dico perché so che arriveranno tutti gli chef e pasticceri del mondo del web a criticare, ma io ripeto, non mi interessa Vabbè, l'abbiamo niente. detto, bisognava farlo L'ho raffreddare appena detto al cioccolato. che bisognava far raffreddare il Di cioccolato. pure su, Però dai. già È tutto così là. mi sembra bello. Sì. Ok? Allora, questo è il profiterol appena preparato. Foto. Fatto click foto. Va bene, abbiamo finito con le scintore e ora ci salutiamo. Ci vediamo martedì pomeriggio. Penso che faremo una treccia di pan brioche. Vediamo se nel caso in cui non dovessi riuscire per motivi X faremo un'altra cosa. Però comunque il martedì è il giorno delle ricette salate. Va bene? Ci vediamo martedì. Voi nel frattempo, se non vi siete iscritti al canale YouTube, iscrivetevi e se dovete guardare i video, guardateli da YouTube, così ci aiutate a crescere un po'. Questo è Vabbè, anche ciò. perché scrivendoci poi arrivano le notifiche, Sì, si può commentare, cioè se può vi mettere mi iscrivete piace. avete le notifiche e poi quando saremo un po' di più su YouTube potremo fare anche le dirette su YouTube, così anche chi non ha Facebook e mi segue solo da YouTube può vivere una diretta, va bene? Ora io vedo se si raffredda la crema e faccio quei quattro bignè con la crema fredda e vi faccio vedere come sono venuti, va Grazie, bene? Coco per la stella. Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo martedì. Ciao! Cheers. Aspetta che non è arrivato ancora. Grazie. Ciao Coco, grazie. Ciao Mattias! Alla prossima. Ciao. Assai, oh! Che sembro scema stare così. Hai chiuso? Devo fare la foto? Aspetta un attimo. Che foto devi fare? Immortalare. Dai! Ciao! Dai!